Buonasera a tutti, belli e brutti. No, scherzo. Ciao Wenda, come stai? Sto molto ho già detto molto? Sì. Molto bene, grazie. Profumi veramente di buono, ecco, dici qualcosa di questa... Meno male che profumo di buono, perché sai, col passare delle ore invece... No, scherzi a parte, adesso mi trovo in un momento dove sono un po' più rilassata e quindi mi va più di scherzare, di essere meno seria, perché poi io sono anche questo, sono molto ironica e divertente. L'anno scorso dicevo che era l'inizio di un lungo viaggio, secondo me ci porterà in mete inaspettate. Ho voluto fare delle cose carine, divertenti e che costano poco, perché parliamoci chiaro, oggi nessuno si può più permettere niente, quindi oggi sono qui intanto per dirvi sempre comunque seguitemi su www.gwendaland.com. Ha un anno di vita, esattamente un anno di vita, pensa, perché era maggio dell'anno scorso, l'8 maggio. Poi da lì sono nate tante cose, sai, fai ricerca, scopri stilisti emergenti e tutto quanto, ti fai tutte le fiere e da lì sono poi nate delle sinergie, no? E delle partnership, quindi ho incontrato sta stilista pazzesca con cui mi sono subito trovata, toscana, giustissima, facciamo delle scarpe. Le mie scarpe con tacco brevettato Lecca Lecca, molto divertente, con plateau e comodo, anche loro costeranno veramente il giusto e voglio precisare, ricordate, made in Italy. E poi questa azienda ormai che è nata nel 1981-82, quando sono nata io, che si chiama, amore mio, Suarez Parfum, e quindi io li ringrazio perché sono riusciti a realizzare esattamente quello che io volevo e quello che io avevo chiesto. Posso assicurare che fare un profumo, e ho fatto quello donna e quello uomo, con i ragazzi cantanti For One. Voi l'avete provato questo profumo? Sì, sì, l'abbiamo provato adesso, l'abbiamo anche incattata, che ci deve regalare almeno, insomma, un cappuccino, no? Non mi sono chiesto mai, né perché tu né come mai, oggi ho conosciuto te, Gwendalina una di noi. La amo follemente, cioè da quando sono uscita dalla casa, poi ci siamo sentite, ci siamo messe in contatto, niente, lei è pazza come me, cioè sulla mia lunghezza d'onda, quindi mi sono follemente innamorata di Gwenda e qualsiasi cosa faccia Gwenda che possa comportare un successo, cioè tutto, io la seguo. Amici di Videotop, con un caro amico Luca Marina, anche lui qui stasera doverosamente, direi. Penso sia normale che fossi qui, nel senso che comunque È un lavoro di Gwendalina, è quello, è lo scopo che lei aveva in mente da un anno a questa parte, quindi io sono arrivato dopo, era giusto che io fossi qui, quindi mi sono staccato un attimo dagli impegni sportivi, sono arrivato oggi pomeriggio, domani mattina treno e si ritorna a Roma, perché comunque non posso saltare gli allenamenti. Quanto c'è di tuo nel profumo che la Wenda ha pensato? Ma guarda, io ho sentito i primi prototipi, diciamo, e c'era qualcosa che non mi convinceva, quindi lei l'ha cambiato. Il primo era troppo legnoso, pesante, secondo me non si adattava troppo al periodo in cui le voleva presentare, perché adesso ci vuole una fragranza fresca.